Buongiorno a tutti. Oggi faremo i friarielli con il purè di fave. Allora, le fave sono state messe a bagno già ieri, in realtà anche qualche giorno, anche l'altro ieri. Le friarielli invece li puliamo adesso. Allora, le fave vanno ben scolate e sciacquate bene. Poi le mettiamo in pentola a pressione. Io le metto senza sale e senza niente, ma solo con dell'alloro. Fave è un bel rametto d'alloro. L'alloro serve anche ad evitare gli effetti fastidiosi di tutti i legumi, perché pare che eviti le flatulenze. E il sale non conviene metterlo adesso, ma lo mettiamo poi dopo per regolarlo quando avremo poi fatto per bene il purè di fave. Adesso facciamo ripartire, direi come cottura anche una buona oretta di pentola a pressione, oppure come al solito un quarto d'ora e poi lasciata chiusa dentro per un'altra 3 ore a fine di cuocere lentamente, sfruttando il calore e l'inerzia termica che ha acquisito. Per i friarielli, una bella padella larga dove poterci mettere un coperchio, spicchi d'aglio, alici spezzate, pasta d'acciughe. Io non avevo abbastanza alici spezzate, ci ho messo la pasta d'acciughe. Mi raccomando, le alici prendete i ritagli, che sono quelli che costano poco e che rendono molto bene. L'aglio lo si fa rosolare lentamente, se si vuole lo si lascia dentro a sfaldare, o altrimenti lo si toglie per quelli a cui non piace o a cui resta indigesto. E adesso facciamo lentissimamente sciogliere le acciughe con l'aglio e cominciamo a buttare dentro i friarielli, pulendoli dalla scorza centrale. Friarielli puliti, li abbiamo messi dentro nella nostra bella padella, un mezzo bicchiere d'acqua per aiutare a stufare il tutto. Adesso copriamo, lasciamo andare lentamente, ogni tanto li giriamo perché tutto quanto si possa cuocere per bene. Nel frattempo che i friarielli vanno, anche le fave stanno tranquillamente procedendo a cuocere. Mi raccomando, attenzione, perché le fave sono bastarde nella pentola a pressione. Improvvisamente buttano fuori un sacco d'acqua, per cui bisogna stare attentissimi a ritrarle subito dal fuoco e abbassarlo immediatamente. I friarielli cuociono. Vedete che ce ne sono alcuni più scuri, che sono più cotti, altri più chiari. Si tratta semplicemente ogni tanto di remestare il tutto facendoli cuocere coperti, in modo tale che si stufino per bene con i loro vapori. Friarielli pressoché cotti, aggiungiamo, a me piacciono tantissimo, i capperi. Poi è tutto a piacere, se vi piace o no, dipende. Fave pronte, togliamo l'alloro e poi dobbiamo buttare via gran parte dell'acqua. Per poter poi frullare, usiamo direttamente la pentola a pressione per farlo con un mini pimer, con un frullatore di immersione. Però quest'acqua sarebbe opportuno tenerla per diluire le fave, che tendono comunque ad indurirsi molto, ad asciugarsi molto, però così è decisamente troppa. Qui conviene toglierla tenendola via in una ciotola e aggiungerla poi gradatamente quando si frullano le fave, così almeno è anche la sua acqua, anche più saporita. Ecco qua, tutto frullato. Abbiamo creato il nostro purè di fave. Attenzione, lasciandolo lì si raddensa, diventa quasi solido, per cui, come vi dicevo, bisogna tenere via un po' di acqua delle fave per poterlo poi eventualmente ammorbidire se decideste di mangiarlo non subito. Attenti, così come lo si può mangiare immediatamente. Adesso andiamo a comporre il piatto. Sale e pecorino, e poi adesso andremo ad adagiare sopra i friarielli. Ecco, un altro po' di pecorino sopra. Un giro d'olio, ecco qua, perfetto, purè di fave con i friarielli dalla Puglia con furore. Buon appetito, bacioni! Assolutamente delizioso, tanto peperoncino macinato sopra rende il tutto ancora più gustoso, ovviamente a piacere. Ribacioni!